Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui in un nuovo video dedicato ai modellini. Oggi andremo a vedere un modellino davvero speciale che mi è stato inviato da Burago e seguirà poi una clip che mi ha inviato Davide e infine vedremo anche le vostre foto che mi avete condiviso su Discord. Vi ricordo il link qui sotto in descrizione, voi continuate a sostenere questa serie con un piccolo mi piace, è gratis, fatelo, così capisco che questi video vi piacciono e in futuro ne vedrete altri. Non mi perdo in chiacchiere, vediamo subito il mio modellino che ho scoperto di avere perché me l'aveva detto Burago, mi inviava qualcosa a Natale, però poi mi sono dimenticato, non lo so che fine ha fatto sto pacco. Sono andato a vedere dopo nel mio magazzino, ho scoperto che c'era sto pacco che non avevo aperto e si trattava proprio della Papa Mobile. Adesso vi faccio vedere, guardate un po' che figata, c'è questo modellino fatto veramente bene, dedicato al nostro caro Papa, il Mercedes-Benz 230 GE, che fu un veicolo proprio studiato apposta per il Papa. E qui al di là della confezione, al di là del Made in Italy che viene pubblicizzata, abbiamo anche l'etichetta con proprio la scritta licenza di Daimler, ovvero quella società che si occupa della modifica di alcuni veicoli Mercedes per trasformarli in veicoli speciali. C'è anche una storia interessante sul perché e come è stata creata questa automobile e vediamo all'interno della confezione che cosa c'è di bello. È un veicolo particolare e ben studiato in scala 1:43. Davanti abbiamo le bandierine con la bandiera della Città del Vaticano e qui abbiamo anche un cartoncino che possiamo utilizzare come sfondo per dare un contesto al modellino, che come vedete questa volta arriva addirittura su una specie di piedistallo che permette di utilizzare il modellino anche su una scrivania per essere ben in vista. Ci sono queste bandierine che vi ripeto sono state dettagliate molto bene e sembrano quasi realistiche. E qui dietro abbiamo la targa con le luci e la cabina superiore dedicata al Papa. Davanti abbiamo l'autista e devo dire, come modellino, complimenti Burago, fatto veramente, veramente bene, con i cerchi in oro. Fantastico, fantastico, è uno di quei modellini, tra virgolette, rarini da avere nella propria collezione. Proseguendo, abbiamo anche Davide che ci invia questo video. Vi faccio vedere solo una piccola parte di questo video, poi se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Praticamente è andato al Model Expo di Verona, non sapevo neanche l'esistenza, quasi quasi, se ci sarà un'altra edizione mi ricorderò, ci andrò. Sono solo foto mi sembra, l'ho già visto tutto io il video, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere perché ci sono praticamente tutti i modellini speciali, addirittura modificati con le luci. Sono veicoli pazzeschi, chi è appassionato di modellismo secondo me in questa fiera impazzisce. Guardate anche i Vigili del Fuoco, lo Scania, abbiamo davvero di tutto e di più, anche mezzi agricoli come i trattori. Questo qui per esempio mi sembra un modellino della Real Toys, quella polizia che abbiamo visto. Secondo me questo qui è proprio di Davide, perché l'abbiamo visto, vi ricordate? Anche questo è di Davide. Questo non lo so, Davide, non so quali sono i tuoi mezzi, però qualcuno l'ho riconosciuto perché mi ricordo nella serie dei modellini l'abbiamo visto. Adesso ve le sto facendo scorrere velocemente alcune, tipo il Fiat 180, l'escavatore, ditta Scava SRL che mi segue sarà felice di aver visto quell'escavatore, e abbiamo anche i Vigili del Fuoco. Ma che modellini rari ci sono qui dentro, dentro questa fiera. Ma io devo assolutamente andarci. Anche qui a Brescia c'è una fiera, mi sembra, sui modellini dei treni. Dovrò cercare di documentarmi, perché queste fiere potrebbero interessarmi. Se avete qualche fiera da segnalarmi, fatelo nei commenti. Se c'è anche qualche organizzatore che vuole invitarmi, fate pure. E devo dire, davvero fantastico. Addirittura in tema con quello che sta accadendo adesso. Vi lascio il link del video, così se siete interessati riuscite a vedervelo con calma direttamente nel canale di Davide. Davvero bellissime immagini, complimenti. Ma io so dove volete arrivare voi, volete arrivare ai vostri di modellini. Siamo arrivati più o meno qui, lo so è sempre un po' complicato mostrarveli tutti i modellini che avete condiviso. Io cerco di scorrere velocemente e di soffermarmi in quelle foto un po'
più caratteristiche, fatte meglio con certi contesti, tipo questo Fendt, direttamente quasi come se fosse un mezzo agricolo a tutti gli effetti. I vostri modellini sono alcuni assurdi e rarissimi. Infatti qualche collezionista potrebbe impazzire se entra nel Discord. Non entrate nel Discord perché rischiate di innamorarvi di qualche veicolo e dopo li acquistate tutti. Questa è una versione vecchia di Burago, mi sembra. Forse quando ancora era edizione italiana, ancora prima che venisse acquisita. Ci sono davvero modellini che io manco immaginavo esistessero. Addirittura la Fiat Punto dei Carabinieri e versione civile. La Lamborghini Gallardo l'abbiamo vista alla grande. E oh, questa bellissima. Andrea, ciao Andrea. Ormai questa serie la chiamiamo i modellini di Andrea. Guardate quanti modellini. Cioè Andrea secondo me ha casa mezza piena solo di modellini. Guardate quanti ne ha. Di tutte le marche. Bella questa, Gabriele. La Fiat 500, un pezzo rarissimo, bravo Gabriele, John Deere con queste immagini un po' particolari, non so chi produce, c'è anche la licenza, quindi è un veicolo bello questo, Hackett, un veicolo storico, io ce l'avevo da qualche parte, poi chissà dove sono finiti, avevo un sacco di modellini di trattori vecchissimi. Ok, purtroppo alcuni modellini mia madre li ha regalati o dati via. E adesso io all'età di 25 anni quasi piango. Ormai sto per raggiungere 25 anni, assurdo. Poi abbiamo Gabriele che condivide sempre veicoli storici. Bravo Gabriele. Qui abbiamo l'escavatore di Super Daniel che pubblica il Lee. Questo qua mi sembra che ci sia anche della CQ elettrizzato con i motori che si possono controllare. L'Apo addirittura qua mette un contesto a tutti gli effetti, quasi che se chiudi gli occhi e li riapri sembra quasi un veicolo reale. Ma più sotto ho visto Ditta Scava SRL, ha fatto qualcosa di assurdo. Poi scorrendo, qua abbiamo Bruno Polizia 321 che ha fatto un disegno addirittura della Seat Leon dei Carabinieri, mamma mia che bella. La Seat Leon però sta scomparendo. O è che sono io che non ci faccio caso, ma sto notando il parco veicoli della Seat Leon sia nella polizia sia nei carabinieri sta diminuendo, non lo so. Si vede che l'appalto Seat Leon è terminato e si stanno rinnovando con altri veicoli. Fatemi sapere chi magari è esperto, se sapete qualcosa al riguardo, che veicolo adesso sta prendendo piede nelle forze dell'ordine. Abbiamo sempre l'Alfa Romeo 156. Questo è un Deutz Fahr. Ah no, è un Lamborghini. Sembra un Deutz Fahr senza cabina. Poi abbiamo Ford Fiesta da rally, bellissimo. Poi abbiamo Andrea, ritorna con il Cadillac. Let's go. Questi li davano in forse nella rivista De Agostini, mi sembra. Molto carini. Li volevo prendere, poi ho rinunciato. Io volevo prendere una serie dedicata ai pompieri che c'è ancora in edicola, però non riesco a spendere troppi soldi. Qua abbiamo la polizia, questa taxi Peugeot. Ah no, aspetta, no, questa è l'Alfa Romeo Polizia di Stato di Burago con la sirena. Che c'ho anch'io, raga! Ce l'ho anch'io. Oddio, si è rotta. Oh, si è rotta. Ok, no, non si è rotta. Guardate qua. Questo lampeggiante su Amazon ho pagato 7 euro e certo avete visto, ha qualche difettino, ogni tanto si incanta, però è scenico quindi non è utilizzabile per altri scopi, lo utilizzo per fare qualche contenuto qui su YouTube ogni tanto. Scorrendo abbiamo anche di nuovo questa 159 Station Wagon, questa qua mi sembra che veniva utilizzata nella stradale o no, ogni tanto la vedevo nella stradale questa macchina, che però è stata dismessa, non viene più utilizzata. Adesso hanno le Skoda nella stradale. Poi scorrendo. Oh, ma io stavo scherzando, Andrea, ma mi sa che hai conquistato tutto il discolo qua, eh. Allora qua, io sto scorrendo velocemente perché voi non avete idea di quante foto ci sono. Cioè, stiamo parlando di foto, vediamo, scorri. Di gennaio, siamo a marzo, raga. Oh, qua addirittura i carri armati, mezzi di guerra. Cioè, tu. Ma io voglio andare a casa di Andrea. Andrea, dimmi dove. No, non scherzo. Non dire dove abiti.
Comunque, cioè, casa tua, non voglio immaginarmi quanti veicoli hai. Cioè, mezzi militari, elicotteri mi sembra qua sopra. Guarda qua. Non so se sono di Andrea sempre. Sì, sono sempre di Andrea. Elicotteri, cioè, di tutto ha. Hai un negozio, per forza. Qui addirittura andiamo su Winter Resort Simulator, che vi ho un po' scammato, non ho più portato qui sul canale, mi dispiace, scusatemi. Qui abbiamo le frecce azzurre, le frecce tricolori ufficiali. Gli elmetti, Francesco, bello questo, non ho mai visto. Chi li produceva questi? Francesco? Sono tutti in metallo, pesano un pochino, preciso che l'ultimo, ovvero quello alle strisce. Ok. Belli, belli, addirittura dei vigili del fuoco. Chi li produce questi? Scrivetelo qui nei commenti, sono interessato. Poi abbiamo l'ape, sempre di Andrea. Questo è d'oro addirittura. Platinata. C'è tutto, anche Formula 1, tutto Andrea. Secondo me c'è il modellino e poi c'è la casa. La casa è fatta di modellini, non ci sono i mattoni nella casa di Andrea, ci sono le scatole dei modellini. Bellissima qui, guardate. Proprio una sezione ricchissima di contenuti. L'ape con la frutta e la verdura. Ma dove li trovate questi modellini? Solo voi li trovate, io non li trovo. Online c'è proprio scarsità, non c'è più. Ormai tutta la gente va lì, scarica i giochi, non ha più quella freschezza di avere i modellini fisici in casa. Cioè, bella questa, corpo forestale che adesso è stata modificata la livrea, non è più così. C'è scritto carabinieri. E qua, polizia municipale. Questa qua c'è in una città di Taranto, una roba, un'automobile del genere. E furgoni, ma c'ha tutto Andrea. Guardate, Andrea si chiamerà questo video. I modellini di Andrea. Vigili del fuoco. Qua abbiamo la Lamborghini Urus di Burago. Questa l'ho vista. E questo, bella, la Fiat Panda 750 1956. Questo modellino che rispecchia molto la realtà ed è un veicolo indistruttibile, lo sappiamo tutti. È andato anche nello spazio, abbiamo visto in qualche video di Yakidale. Qua scorrendo abbiamo altri veicoli, Vespe, non Vespe. Bella, questo è rarissimo. Caffè Lavazza Torino. Ma dove li prendi? Dove? Marca non si sa, non si sa la marca. Sono modellini speciali. Speciali, belli gaddosi. Guardate qua i Veko Massive Mondo Motors. Belli, Mondo Motors. Non so dove è finita, peccato. Ho sentito che forse Mondo Motors non c'è più, è stata acquisita, non si sa. Però faceva dei bei modellini, anche elettrici. Scorrendo, scorrendo, scorrendo. Sempre Andrea con, davvero, modellini anche stranieri, Polizei. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanti veicoli! Cioè, io sto scorrendo velocemente. Entrate nel Discord se volete vedervele con capo. Questo chi l'ha fatto? Non mi dire Andrea. Se ah, ok, Francesco, Francesco, Francesco. I Lego, allora devo dire, mi piacciono come modellini, però sono impegnativi. Non sono uno che dedica tanto tempo a costruire, perché davvero avevamo fatto la Land Rover, ma mamma mia, quanto tempo! Addirittura ho modificato il modellino con le luci. L'avete visto il video? Se non l'avete visto, guardatelo perché è pazzesco. Poi abbiamo Andrea sempre con la Formula 1, con tutti i vari marchi, anche Ferrari. E di nuovo con le camionette dei carabinieri ritornano. Bello questo! Questo è per il portavalori, il trasporto di denaro della Banca d'Italia. Bello questo. Questo non si trova facilmente. La Fiat, questa qui, la Panda dei carabinieri, non la trovo su online. Davvero tanti tanti modellini, addirittura Martini. Ma che cacchio di modellini, dove li trovate? Scrivetemelo, scrivete, no, sc no, no, non scrivetelo, sennò dopo si riempie di spam perché il bot blocca i link. Comunque fighissimi, fighissimi, davvero. Cioè, guarda, cioè una collezione di Ferrari. Tu dimmi, non ha uno spazio dove non mangiano sopra i modellini, secondo me, a casa di Andrea. Non è possibile. E guarda, tutti i suoi sono. Ma dove li tieni tutti questi modellini? Incredibile. Addirittura l'Audi, chi è questo? Audi della New Ray. New Ray, brava. I dettagli però posteriori non mi piacciono. Però anteriore è fatta bene. Anteriore è fatta bene. Dai, sono passati un bel po' di minuti. Comunque abbiamo visto davvero di tutto e di più. Cioè, io sono affascinato da tutti questi modellini, che spero rimangano e continuino a crescere
all'interno di questa sezione di Discord, perché davvero meritano un sacco. Io pubblico un video di questo tipo per dare vita a questi modellini, perché davvero questi modellini meritano di essere visti da qualcuno, perché davvero sono speciali. E qui piccolo spoiler di quello che andremo a vedere, perché Ditto Scava SRL, vabbè, adesso ha pubblicato sta foto, ma ho visto che ha pubblicato anche dei video nel Discord. Vi anticipo, tanta bella roba. Qui sotto comunque trovate il link del mio Discord, se volete entrare e condividere le vostre foto, magari verranno commentate nel prossimo video. Io direi che posso chiudere qui. Lasciate tanti mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Continuate così. Ciao a tutti.